Salve a tutti amici, un saluto dal vostro Corrado Esposito Personal Trainer. Eccoci qua ragazzi. Me l'avete chiesto in tanti di fare un video su Shizzy Lifts. Come si chiama questo? Non lo so, speriamo che l'ho detto bene. Con Shizzy, questo ragazzo qua che ha delle forme stile cartone animato, un po' come tutti gli altri. Mo' va di moda fare le facce, le cose da cartone animato. Questo personaggio che... molto seguito sui social, 1,5 milioni di follower. Infatti vedete, si può permettere probabilmente macchine e uno stile di vita di lusso. E questa è l'attualità, perché ragazzi, persone come queste che non hanno neanche tutta questa gran genetica. Dopato, ve lo dico subito, perché rispondo già alla vostra domanda. È dopato, sì, molto dopato. Soltanto perché hanno un po' i muscoli, riescono ad avere questo successo senza... nessun grande talento apparente. Questa è l'attualità, ragazzi, perché purtroppo questa è la cosa triste. Ad oggi, se ti dopi, fai un po' di fisico, sei famoso. Metti due foto appariscenti, sei famoso. Questo è quello che sta spingendo tanti a doparsi. Poi bisogna vedere questi ragazzi fra 10, 20, 30 anni come staranno. Però di base va bene così. Come al solito, però, ragazzi, io vi invito a iscrivervi al mio canale e a lasciare un bel like. Allora, andiamo a vedere il fisico di sto Shizzy e cacchi vari. Questo addirittura è un po' di tempo fa. Andiamo a vedere. Allora ragazzi, è evidente che il doping la fa da padrona. Guardate là, le braccia enormi. È molto largo, è molto grosso. Cioè è evidente che ci sia un doping. Ah no, questo è di Moe. Ah, si è cambiato il colore di capelli. Qua è biondo. Andiamo a vedere poi quest'altra foto, ragazzi. Vedete come i volumi sono enormi per essere un atleta natural. Un atleta natural non arriverà mai ad avere questi volumi così, queste rotondità. Parliamoci chiaramente, ragazzi, ci possiamo inventare di tutto. Questa è una cosa col vacuum. Ci possiamo inventare di tutto, ma la triste realtà è che per arrivare a questi livelli, e ripeto, questo non è né enorme né c'ha tutta questa genetica fatta bene. Per arrivare a questi livelli ti devi dopare. È inevitabile la cosa. Se non ti dopi non puoi arrivarci. Andiamo a vedere pure qua, solite pose. Raga, vedete, cioè, questo c'ha un braccio perlomeno di 50 cm. Non è qualcosa di definito, eh. Non è qualcosa di realizzabile senza l'uso di steroidi o cose del genere. Purtroppo è la semplice verità. Ma vedete, poi le spalle sono strette, il petto è gonfio. Cioè, non è manco completo. Classico fisico che gonfia quello che gli serve e dopo il resto arma stellagna. Vedete qua. Vedete qua. Dorsale, addominale, anteriore. Buon fisico, sì, non male, ma non mi entusiasma neanche più di tanto, eh. Cioè, siamo chiari. Vediamo un po' come si allena. Lo sto facendo di carro a martello. Guardate che braccia enormi. Ma vedete che è sproporzionato. Le braccia sono grosse, le spalle non sono tutta questa grandezza. C'è un fisico molto stile anni 70, come erano Arnold e gli altri. Molto poco curato, molta poca curata l'ampiezza delle spalle. Ecco qua infatti col figlio di Arnold, vedete che io reputo natural, vedete quanto è più grosso questo qua. Questo magari tiene un po' botta come l'ampiezza, ma anche tanto. Guardate le braccia di questo, sono il doppio. E questo per me è un natural. Guardate le braccia, sono il doppio ragazzi, cioè ci sta poco da dire e poco da fare. Questo è il risultato. Purtroppo per raggiungere questi livelli ti devi dopare. È inevitabile la cosa. Andiamo a vedere pure a livello d'altezza quanto sarà alto. Se il figlio di Arnold è 1,83 m, toh, sarà 1,85 m questo qua. Ma ti devi dopare, ragazzi, per raggiungere questi livelli. Siamo chiari. Non esiste nulla di raggiungibile in questo modo natural. Guardate quanto sono grosse pure le gambe, le braccia. Cioè, è evidente. Vedete qua che pacchetto. È evidente come... per arrivare a questi livelli non ci si può arrivare nato. Un buon fisico, ragazzi. Lui fa un lavoro, ripeto, da influencer. Vediamo questo posing. Ma vi dico, 30 anni fa gente che si allenava così era gente povera che non aveva nulla quando non c'erano i social. Perché, diciamoci la verità, di fisico come questo, ragazzi, se va in giro gente che si prende un po' di steroidi, in giro per il mondo ce ne stanno miliardi che hanno un fisico come questo pure migliore. Però lui, giustamente, si è messo su Instagram, si è messo in esposizione, certamente... fa la sua figura, buoni tricipiti, buon rapporto spalla qua, tricipite, per quanto poi ripeto le spalle non siano nulla di che. Vedete, lui gioca molto sul fatto di avere delle braccia enormi, grandi bicipiti, ottimi tricipiti. Questo è dove gioca lui, vedete, già la schiena non è niente di che. Se andiamo a vedere, già la schiena non è tutta questa eccezionalità o
Questa estetica, vedete pure qua. Le spalle non sono enormi. È definito, c'è una vita abbastanza stretta. La schiena non mi fa impazzire, ragazzi. Non vedo tutta questa ampiezza di schiena. Vedo che lui gioca molto su queste braccia enormi. E infatti il 90% delle pose è di braccia. Però ragazzi, capiamoci chiaramente. Cioè, il discorso è sempre quello. Vale la pena rischiare la vita per fare questo? Decidete voi. Io, per me no. Per me no. Preferisco molto più il figlio di Arnold. Per me natural, più piccolo di questo qua. Ma comunque in un'ottima forma. E non un fisico del genere. Perché poi ripeto, gli steroidi non si sa a livello mentale come ti possono prendere. Non si sa a vari livelli come ti possono prendere gli steroidi. Vedete qua. Questo ragazzi non è un fisico che potete mai raggiungere naturalmente. Io ve lo dico molto sinceramente, perché so che molti di voi non mi chiedono: Corrama, secondo te? Corrama, secondo te? No. Ragazzi, sono molto molto sincero, no. Per arrivare a queste dimensioni bisogna doparsi. Guardate, c'è pure la schiena. Io ve l'ho detto, di schiena non mi piace per niente. Non lo vedo minimamente con una schiena adeguata al resto del corpo. Vedete qua, qua si dopava praticamente molto di meno, si vede già. Cioè, vedete, non ha una schiena paragonabile al resto del corpo, secondo me. Qua, vedete, qua secondo me era proprio agli inizi, perché vedete, c'ha delle braccia più piccole rispetto a prima. Ragazzi, questa è la moda del momento. Ci dopiamo per ottenere dei soldi. Il discorso è, quando se ne va la salute e le persone muoiono, vale la pena fare questa storia qua? Boh. Vedete, qua non era enorme come attualmente, era molto più piccolo. Qua evidentemente avevo appena iniziato a fare uso di steroidi. Questo è un fisico, raga, raggiungibilissimo, eh. Questo è un fisico raggiungibilissimo. Purtroppo da qua a quello che è diventato ora cambia. Cambia molto. Vedete, questo è un fisico assolutamente raggiungibile anche al naturale. Anche se qua già si vede che si prende qualcosa, uno svenamento particolare, dei muscoli molto separati. Quando i muscoli sono molto 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 separati e distaccati, c'è qualcosa che non va. Qua già prendevo qualcosa. Però di base è un fisico che se ti alleni natural ti ci avvicini. Vedete, le braccia qua già sono troppo grosse, perché sono almeno 45 cm di circonferenza qua scolpite. È difficile per un natural arrivare a questi medesimi livelli. Vedete però quanto cambia. Poi lo vedo molto altalenante. Qua certe volte mi sembra più grosso, certe volte mi sembra più piccolo. Secondo me qua variava i cicli di steroidi. E una volta si presentava più grosso. Qua vedete, non è niente di che. Cioè, boh. Una volta si presentava più grosso, una volta più piccolo. Però vedete, questo qua è un fisico che è un natural, bene o male, ci si avvicina. Forse solo le braccia sono più grosse. Raga, ma è così. Sicuramente dopato. Sto andando giù per cercare di capire se vediamo le foto di quando si è iniziato a dopare. Ma guardate che schiena. Cioè, c'ho più io la schiena. Questa è una schiena assolutamente indecente per uno che si dopa. Ma è chiaro che è la genetica. Raga, la genetica se non ti premia, che puoi fare? Vedete pure qua. Qua si vede che probabilmente sì, già si dopava, ma molto più limitatamente. Questi sono fisici che un natural bene o male può raggiungere. Guardate qua, non mi piacciono le pose di schiena a me. C'è un ottimo blocco tricipite e bicipite, buon pettorale, ma la schiena sicuramente no. Vedete qua, qua raga, questa è una fisica che si raggiunge però naturalmente. È chiaro che da qua, da queste immagini che vedete qua, ragazzi, guardate qua, a qua, chiaro che è il doppio. Cioè, vedete, poi gli steroidi ti portano qua. Purtroppo, ragazzi, è una lotteria. Se prendete gli steroidi, può andare bene, può andare male, potete vivere, potete morire, boh. Sicuramente, ragazzo, dopato. Quindi sarà questo che mi chiedevate. Sì. Fa uso, certamente, di steroidi. Ma va bene lo stesso, ragazzi. Cioè, ognuno fa quello che gli pare, capite? Io non sto qua a criticare, io non li prenderei mai, però se uno li vuole prendere può fare benissimo quello che gli pare. Certamente vedete oggi che ci vuole. Ti dopi, diventi grossetto. Secondo me lo puoi fare anche naturale. Se sei uno che sta molto attento alla dieta, dite allora perché tu non lo fai? Perché c'ho troppe altre cose da fare.
non sto molto attento alla dieta. Uno che si allena regolarmente, fa una buona dieta, ci può arrivare anche al naturale, a ottimi livelli sui social. Però, ragazzi, con queste forme qua è impossibile arrivarci natural. Guarda qua. Cioè, questo non è un fisico natural, ma non ci pensate mai. Non ci pensate mai. Questo è un fisico assolutamente top. Questo potrebbe esserlo, questo no. Guarda che braccio. Cioè, non esiste. Non esiste che questo è natural, ragazzi, non esiste. Comunque, ho risposto alla vostra domanda. Fatemi sapere che ne pensate. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao, aglio.